La chiamata. Ammantato di bianco, il traffico di Roma rallenta fino a fermarsi del tutto, come un animale spossato. Alla guida della mini gialla, da sola, Beatrice cerca di ignorare tutto ciò che la circonda e si barrica dentro l'abitacolo della sua macchina. Alza al massimo il volume del CD e lascia che la musica la porti lontano con il pensiero. È circondata da infinite file di auto, clacson e fanali accesi. Le statue a guardia dei ponti sul Tevere la osservano con sguardo severo. Accompagnato Jacob Mahler davanti al villino che ha affittato per lui nel quartiere Coppedè, vicino a Corso Trieste. È stato Mahler a chiederlo. Voleva dormire tra quei bizzarri e minacciosi edifici, pieni di strani volti, maschere, merlature, torrette, gigli, rose e rami che si intersecano sotto i tetti a punta. Contento lui, Beatrice appoggia la testa al finestrino. È stanca. Il vetro freddo è piacevole da sentire contro la guancia. Congela i pensieri più difficili. Si aspettava molto da quella giornata e ha la sensazione di aver raccolto poco. Non che pensasse che il grande Jacob Mahler fosse più accomodante, ma è delusa dall'inutile arroganza di quell'uomo e da come lei se ne è lasciata confondere. Jacob Mahler è tremendamente sicuro di sé e tremendamente scostante. Dicono che sia un assassino come pochi altri al mondo. Nell'abitacolo della Mini c'è ancora una traccia del suo profumo di viole. Beatrice chiude gli occhi e ripensa a come si sono salutati. Che cosa devo dire a Giovinile? Gli ha domandato Beatrice, scaricandolo davanti al villino. Una cancellata di ferro battuto, irta di punte taglienti. Terrazzi sorretti da antiche figure mitologiche. Digli che ci vediamo domani alle 11. Qui? I fiocchi di neve le si appiccicavano i capelli come ragni bianchi. Lui ha scosso il capo. L'ha guardata con i suoi occhi chiarissimi, occhi taglienti. Ha indicato il profilo del villino. Io non sono qui. Non c'è nessuno qui. Stupida, ha pensato Beatrice. Nessuno sa che Jacob Mahler è arrivato a Roma. Ci vediamo al ristorante di Joe, allora? Per la seconda volta Jacob Mahler ha scosso il capo, divertendosi a prendersi gioco di lei. Dove allora? Al miglior caffè di Roma, alle 11:11. E, dopo aver pronunciato quella frase sibillina, si è voltato per avviarsi oltre la cancellata. Signor Mahler? Gli ha urlato Beatrice. Signor Mahler? Ma qual è il miglior caffè di Roma? Il vento ha ingrossato le fila della neve, facendo scendere una cortina bianca tra lei e Jacob Mahler. Quando ha guardato di nuovo, lui era sparito. Un colpo di clacson la riporta improvvisamente alla realtà. Il traffico è avanzato di qualche metro. Beatrice ingrana la marcia e avanza. Potrebbero volerci ore per arrivare a casa. E lei vorrebbe solo mettersi a letto e chiudere gli occhi. Si sente afferrare da un senso di impotenza e di angoscia. Cerca il telefono cellulare e fa scorrere l'elenco dei nomi fino a trovare quello di Joe Vinile. Seleziona la chiamata vocale, osserva il display illuminato del cellulare, ma non trova il coraggio di dare l'invio. Gli manda un messaggio. L'appuntamento è per domani, alle 11:11, al miglior caffè di Roma. Al diavolo! Grida poi. Lancia il cellulare dietro di sé, stringe con forza il volante e conta i minuti che le servono per avanzare di un altro metro. In quel preciso momento il cellulare comincia a squillare. Beatrice lo recupera con una contorsione, controlla il numero e scopre con sollievo che non si tratta di Joe e nemmeno di uno dei suoi ex ragazzi. Beatrice? È Jacob Mahler.
Lei socchiude leggermente la bocca. Una morsa di preoccupazione le sale allo stomaco, mentre il suo cervello si domanda: come fa ad avere il mio numero privato? Dimmi. Beatrice si morde il labbro. Gli ha dato del tu. I piani sono cambiati, continua Jacob Mahler. In che senso? Dobbiamo fare una cosa stasera. Hai sentito, giovanile? Dobbiamo incontrare un uomo. Dove? Sotto il ponte Sisto, tra mezz'ora. Non possiamo, risponde Beatrice. Le macchine intorno a lei sono immobili. La neve cade vorticosa dal cielo scuro e non accenna a smettere. Sono bloccata in coda. Trova il modo, è molto importante. Non c'è modo, è tutto fermo. È per questo che noi ci muoviamo. Ti aspetto qui, conto su di te. Beatrice fa per protestare, ma Jacob Mahler ha già riattaccato. Prova a ragionare, si dice la ragazza. Per tornare al quartiere Coppedè, Beatrice dovrebbe raggiungere il primo semaforo e imboccare la traversa che sale lungo il colle, al di là del viale divisore. Le macchine sono incolonnate su tre file, un'interminabile processione di luci bianche e rosse in mezzo alla neve. Di questo passo, per arrivare al semaforo, può metterci mezz'ora. E lei non ha a disposizione mezz'ora. È tutto fermo. È per questo che noi ci muoviamo. Trova il modo. Un'idea folle le attraversa per un attimo il cervello. Con uno scatto recupera il cappotto dal sedile posteriore. Appoggia la mano tremante sulla maniglia della portiera. È tutto fermo. È per questo che noi ci muoviamo. Beatrice prende fiato. Spegne il motore. Apre la portiera e scende dalla mini, abbandonandola in mezzo al traffico. Sono completamente impazzita, dice, cominciando a camminare tra le altre macchine. Sono completamente impazzita. Alle sue spalle esplodono alcuni colpi di clacson, ma Beatrice non si volta. Comincia a correre, raggiunge il semaforo e attraversa l'incrocio. Come pensava, sulla strada che risale lungo il colle le auto scorrono veloci. I misteri del traffico romano, mormora con un sorriso. All'imbocco della strada comincia a sbracciarsi, facendo fermare un'auto scura. Posso aiutarti? Le domanda il ragazzo alla guida, abbassando il finestrino. Sì, risponde Beatrice. All'improvviso succede una cosa strana. Intorno a loro, tutte le luci della città si spengono di colpo. Si spengono i semafori. Poi tutti i lampioni e infine le insegne, le luci delle case. Roma precipita nel buio. Cosa succede? Domanda il ragazzo, guardandosi intorno stupefatto. Scende istintivamente dalla macchina e lascia la portiera aperta. Per Beatrice è un segno del destino. Ti rubo la macchina, dice. Lui pensa che stia scherzando e ribatte. Come no, accomodati. Sei una ladra? Forse. Senza dargli tempo di reagire, Beatrice si tuffa sul sedile di guida, afferra il volante e riparte sgommando in un ventaglio di neve fradicia. Il ragazzo grida dietro di lei, prova a inseguirla. Nevica. La mini gialla è abbandonata in mezzo a una coda di auto. Ne ha appena rubata una. Roma è totalmente buia. Ma il suo unico pensiero è raggiungere in tempo Jacob Mahler.